Fino al 2-1 della Sampdoria, ve lo giuro ragazzi, volevo spaccare tutto. Volevo spaccare tutto perché abbiamo visto ancora delle cose indecenti, solo che non ero a casa mia e non potevo farlo. Meno male che la Cremo finalmente ha vinto e ha vinto in trasferta e ha vinto uno scontro diretto. Finalmente, finalmente, finalmente. Finalmente, cazzo. La salvezza è difficilissima. È una roba adesso, è ancora una roba impensabile al momento. Però almeno, almeno la speranza c'è sempre. Si tiene viva quella fiammella che deve rimanere sempre accesa. Perché abbiamo 10 punti dallo Spezia. Ma ancora lo scontro diretto in casa. Sono tantissimi 10 punti, però almeno abbiamo vinto oggi, c'è lo scontro diretto in casa. E per la miseria, i giocatori bravi, di giocatori bravi ne abbiamo pochi. Facciamoli giocare. Da quando è entrato Cernicola, che ultimamente nelle ultime 4 partite era sparito, da quando è entrato lui la partita è cambiata e l'ha risolta lui con un grandissimo gol. Per la miseria, Ballardini, ostrega, non farmi incazzare anche te. Siamo lì, dai, 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 cazzo! Non so se ridere o piangere, non so se ridere o piangere. Mi veniva da ridere fino al 2-1 della Samp e mi viene da piangere di gioia, anche se siamo penultimi, mi viene da piangere di gioia, di gioia. Abbiamo vinto finalmente la seconda partita, la prima in trasferta, in uno scontro diretto. Ancora con un incredibile tifo al seguito. Ci voleva. Adesso in queste ultime 9 partite dobbiamo proprio dare il massimo, di più del massimo. Perché abbiamo visto anche in questa partita che di errori tecnici ne commettiamo a valanga, a valanga. Però almeno se ci mettiamo l'impegno, voglia, impegno e attaccamento alla maglia, quello che ha fatto, il gesto che ha fatto Locosvili dopo il gol, cioè di baciare lo stemma, venga sempre fatto, venga sempre mantenuto. Bisogna sputare sempre orgoglio, voglia e vedrai che qualcosa arriva. Al di là dei nostri, ripeto, limiti tecnici enormi. Abbiamo ancora la Salernitana, abbiamo ancora lo Spezia, abbiamo ancora il Verona. Tutte in casa, anche l'Empoli. Vabbè che l'Empoli è già avanti. Abbiamo tutte partite che se diamo il massimo qualcosa possiamo portare a casa. Dai, 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 dai. Dai, dai. E poi abbiamo visto ancora una volta, che con questi interpreti la difesa a 3 non va bene. Sì, è vero, davamo colpa a Albini su questo, ma anche Ballardini penso e spero l'abbia capito, perché da quando ci siamo messi a 4 con Cernicola, la partita non dico che è cambiata, ma abbiamo sofferto molto bene. È stata un'altra partita, un'altra Cremonese. Perché a 3 dietro, veramente, la prendo io, la prendi te di testa. L'attaccante si infila ad ogni partita, sempre in mezzo a Bianchetti, a Locosvili, ad Aibù, a Chiriches, a Ferrari. Chiunque mettiamo in quel modulo qua, soffriamo, non riusciamo a tenere un cazzo. 18 partite che la Cremonese prende gol. 18 partite che la Cremonese prende gol. Iniziamo a metterci a 4 come oggi. Poi mannaggia Felix. Mannaggia Felix sul gol di Cernicola. Meno male che è andata così, perché avevi in mezzo Buonaiuto e Dessers, mi sembra, liberi, liberi, e ti hai voluto tirare. Hai preso il palo e meno male che Cernicola l'ha risolta lui. Meno male, se no. Mannaggia. Mi spiace un sacco per Ciofani, che sembra una cosa grave. Spero assolutamente che non sia così. Riprenditi presto, capitano. E niente, almeno ragazzi,
Passiamo una bella Pasqua. Una bella Pasqua, una bella Pasquetta, dai. Almeno quello, almeno quello. Dai, 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 dai. Volevo fare un attimo i complimenti alla Sampdoria, comunque, che ha giocato la sua bella partita di intensità, e a Zanoli, perché è un grande terzino e sarà per me un terzino da nazionale, un grande prospetto. Lui è Augello, vabbè, ok, ripeto, abbiamo enormi lacune tecniche, ma lui e Augello sembravano Roberto Carlos a sinistra e Cafu a destra, per la miseria. Per la miseria. Dai ragazzi, finalmente siamo penultimi, ma un po' di sorriso, dai, tiriamolo fuori perché ce lo meritiamo, dai, ce lo meritiamo. Ragazzi, buona Pasqua, buona Pasquetta, ci vediamo prestissimo, lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti ragazzi, forza Cremo sempre, non si molla un cazzo.